Tra rivolte e rivoli, 6.000 in marcia contro la TAV, anche amministratori in prima fila, polemiche sul ruolo dell'osservatorio, difeso invece dal governo. Sempre difficile e tortuoso il cammino della nuova linea Torino-Lione. Oggi un'imponente marcia a Nottav tra Rivalta e Rivoli con 6.000 partecipanti. In prima fila amministratori del PD in polemica con le indicazioni del partito. Al governo spetta una difficile scelta. Parla il sottosegretario Giachino. A piedi, in bici, in carrozzina, per il corteo Nottav organizzato dai comitati della Val Sangone, cui hanno aderito alcuni amministratori locali, anche del PD. Da Rivalta a Rivoli, perché qui passerà la linea. Subito dopo la provinciale ci sarà il cantiere di 20.000 metri quadri, dove ci saranno tutti i macchinari, tutti i materiali e dove partiranno le trivelle per bucare la collina morenica. La protesta riprende dunque e non si abbassa la polemica sul ruolo dell'osservatorio, sostenuto invece dal governo. Non credo che abbia più senso avere un osservatorio quando il tracciato l'hanno già definito, l'hanno già presentato, non c'è più niente da osservare. No? Ripeto, noi manifestiamo la volontà comunque di discutere in ogni sede, però è ovvio che vogliamo delle garanzie sul fatto che possiamo discutere ed esporre le nostre opinioni e non andare lì semplicemente a dire sì o concordare situazioni di dettaglio. Il progetto modificato dopo aver sentito tutti gli enti locali costa molto di più, è un progetto che non tocca il territorio, anzi lo valorizza. Se noi non costruiamo la Torino-Lione saremo tagliati fuori proprio noi del Piemonte, perché saremo accerchiati da linee sopra le Alpi e da linee sul mare. Quindi rischiamo di essere tagliati fuori per i prossimi 100 anni.